Allora, ci siamo. Seconda parte del video della pizza. Questa è la pizza lievitata, è stata 3 ore fuori dal frigo. Adesso la prepariamo per stenderla nelle teglie. Lo mettiamo subito sulla semola. Capovolto, cioè la faccia che stava sopra nella cassetta di lievitazione l'ho messa sotto. Ora prendo un pochino di semola. Giusto per non appiccicare le dita, e inizio a spingere piano piano con i polpastrelli, dandogli più o meno una forma rettangolare come quella della teglia che userò. Ovviamente non vado a stenderla su tutta la lunghezza, cioè mi terrò più o meno a 2/3 della teglia, perché poi quando la tirerò su, l'impasto, essendo molto elastico e morbido, si stenderà ancora. Chiudo la mano. Porto sull'avambraccio e lo metto in teglia. Ci siamo, vedete più o meno la dimensione ora è quella giusta. Vado ad assestarlo in modo da coprire tutti i lembi della teglia. Posso tirare un pochino anche gli angoli in modo che ci entri completamente. Ecco, non la tocco più perché non voglio fargli perdere le bolle che gli ho dato. Ok, quindi questa è pronta, fra poco l'andrò a farcire e fra un po' la mettiamo in forno. Bene, le due pizze sono cresciute ancora un altro pochino in questi 20-25 minuti che sono stati in teglia. La prima l'ho farcita con del Emmental sotto, patate, rosmarino e le finirò con un pizzico di sale grosso prima di mettere in forno e dell'olio. Questa qui andiamo a fare una margherita. Questo è del semplice pelato, qui ho aggiunto giusto un po' di sale e un po' di basilico. Ricordiamoci di non metterne tantissimo perché poi in realtà l'odore fa peso sulla pizza e inibisce un po' la crescita in forno, quindi lo sviluppo delle bolle. Non esageriamo, tanto il pomodoro è sicuramente molto molto saporito. Se c'è qualcosa che non ci convince, lo togliamo. Cerchiamo di non andare proprio sui bordi. Qui sono andato un po' fuori. Ecco, qui c'è una bolla sotto che diventerà molto carina. La lascio così, poi vediamo come viene. Potrei anche cercare di far uscire l'aria sollevando la pasta, ma la lascio. Vedete questa bolla quanto è carina? Ecco, per me va bene così, giusto qui. Cerco di andare un po' più vicino al bordo. Ok, ci siamo, finito il pomodoro. Sulla pizza con le patate ci mettiamo un po' di sale grosso. È da carattere. Ecco la pizza che sta per andare in forno. Allora, la cosa migliore per cuocere la pizza in casa è tenere il forno alla massima temperatura. Nel mio caso sarà 250 gradi. Voi cercate di mettere comunque al massimo, a temperatura più alta che il vostro forno vi consente. E generalmente il tempo di cottura di questo tipo di pizza è tra i 12 e i 15 minuti. Diciamo, una volta che sono passati i 12 minuti, controllate, controllate magari alzandola anche da sotto per vedere se da sotto è cotta e ci dovremmo essere. Nella pizza margherita verrà messa la mozzarella una volta che è cotta per fare altri 2 minuti semplicemente in forno per sciogliere la mozzarella. Eccoci, la pizza con le patate è pronta. Come potete vedere è croccante fuori, ma si vede che è morbida dentro. Guardate com'è cedevole. E andiamo a tagliarla. Va sicuramente bene. Andiamo a vedere l'alveolatura come è venuta. Eccola qui, ci siamo, eh? Abbastanza bene. Vediamo qualche altro pezzo.
Eccola qui, un bel cornicione gonfio con delle belle bolle e all'interno un po' più bassa. Profumo, ve lo posso assicurare, ottimo. Ed ecco anche la margherita, anche questa sembra cotta bene. Andiamo a vedere. Ricordo che è un impasto semi integrale, quindi è un po' più pesante in termini di ingredienti che ci sono all'interno della farina, quindi la crescita magari può essere un pochino minore rispetto a un impasto fatto con una 0, una 00. Però guardate che belle bolle, che bella alveolatura che ha sviluppato. Questa era la bolla di cui vi parlavo prima. Ecco, guardate che belle queste bolle. Queste sono tutto frutto della lavorazione fatta bene, delle pieghe fatte bene ieri, dell'impastatrice, della planetaria ovviamente, della lunga lievitazione. Allora, buon appetito!